Buonasera a tutti, iniziamo questo ciclo di seminari che abbiamo intitolato Ordine, Caos, Complessità e Sistemica, che si rivolge sia agli studenti della laurea, dei corsi di laurea triennale, sia agli studenti delle scuole superiori secondarie di Palermo. Un'iniziativa nata per esplorare un settore disciplinare, un campo di studi abbastanza relativamente nuovo del sapere scientifico. Abbiamo avuto modo di scoprirlo ponendoci una domanda sul funzionamento di un particolare sistema, come illustrerà il mio collega Riccardo. Gli organizzatori siamo io, Riccardo D'Elia, Mirko Zichichi, io sono Alberto Miserendino, tre studenti che hanno deciso così di improvvisare questa iniziativa, sperando che effettivamente abbia l'esito che desideriamo voglia, ossia fare luce su questo campo che per l'appunto non è molto trattato, specialmente sia nei corsi di studio triennali, in particolare per fisica ad esempio, sia nelle scuole secondarie. Io desidero innanzitutto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questa iniziativa, partendo dal rettore che ha concesso il patrocinio, i direttori del Dipartimento di Matematica e Informatica, la professoressa Stefana Milioto e il professore Trapani, per il grande contributo nell'organizzazione, nonché nella diffusione mediatica di questa iniziativa, il comitato scientifico che fornirà il proprio contributo didattico, per l'appunto culturale su questi argomenti, che vi presenterò fra breve. Il professore Tabacchi per il progetto grafico, nonché la professoressa Cerroni, la professoressa Vantaci, anche loro per la comunicazione istituzionale con le scuole, il professore Aiolo Gallito per la visita che è stata, come vi dirò, alla collezione storica degli strumenti di fisica ospitata nel nostro dipartimento, che merita davvero di essere vista e visitata, nonché il professore Iaria per la visita ai locali del Dipartimento di Fisica e Chimica, di corso di laurea, il professore Gelardi, la professoressa Di Piazza e la professoressa Tino. Infine, Viva l'Ateneo, che è l'associazione che ci ha sostenuto nell'organizzazione di tutta questa attività, e Vivere Scienze, Matematiche, Fisiche, Naturali. Io direi che possiamo iniziare subito con la presentazione del programma dell'iniziativa, la locandina. Comunque era quella che avete visto prima. Le giornate saranno oggi, giovedì 26 e lunedì 30. La trattazione degli incontri tematica sarà strutturata sotto tre prospettive: quella dei fisici, quella degli informatici e quella dei matematici. Il concetto di complessità, come illustreranno i relatori, è qualcosa di abbastanza poliedrico, lo si può inquadrare sotto tante prospettive ed è proprio interessante cercare di costruire un quadro multidisciplinare sia del concetto di complessità sia di sistemi complessi. Molti probabilmente non sapranno di che si tratta, vedremo un po', sono un po' sistemi fatti da più parti che interagiscono fra loro in maniera non lineare e che hanno tante bellissime proprietà che avremo modo di far emergere e visionare con attenzione. Io direi che possiamo passare la parola, passo la parola al mio collega Riccardo D'Elia. Buonasera, intanto vi ringrazio per aver accolto il nostro invito. Perché questo seminario? Questa iniziativa, diciamo che è nata da una semplice domanda che ci siamo posti io e i miei colleghi durante una delle tante chiacchierate. Ci siamo infatti chiesti se fosse possibile modellizzare, quindi descrivere in termini matematici, il funzionamento del cervello umano. In particolare l'interazione tra i neuroni. Approfondendo questi temi siamo appunto entrati in contatto con quella che è la teoria della complessità e appunto ci siamo resi conto che l'ostacolo fondamentale che rende appunto difficoltoso questo progetto è il fatto che il cervello umano altro non è che un sistema complesso, così come tanti altri sistemi che diciamo descrivono la natura che ci circonda. Abbiamo quindi, diciamo, pensato a questa iniziativa per allargare queste nostre domande e coinvolgere anche gli studenti, i nostri colleghi, e anche per dare opportunità ai ragazzi delle scuole per approfondire questi temi e magari quindi abbiamo visto questa iniziativa come un'occasione di orientamento per i ragazzi. Voglio sottolineare l'aiuto che ci ha dato
l'associazione Vivere Ateneo perché ci ha guidato in questa iniziativa e ha reso possibile anche questo evento. Quindi vedremo in particolare in queste giornate anche un po' di teoria dei sistemi dinamici, quindi accenneremo qualcosa a questi sistemi, capiremo che cosa sono e cercheremo di dare anche un identikit di quello che invece è un sistema complesso, per vedere quindi le caratteristiche che lo distinguono da modelli più semplici. Vedremo anche cosa significa ordine, disordine e caos, quindi approfondiremo questi concetti, approfondiremo anche il concetto di non linearità, vedremo che cos'è la geometria frattale e come nascono queste curiose forme, vedremo che cos'è un attrattore strano e a quali affascinanti dinamiche portano. In più vedremo che cos'è una struttura dissipativa. Quindi particolari sistemi complessi in stati lontani dall'equilibrio termodinamico. Vedremo tanto altro, non vi anticipiamo molto perché lasciamo ovviamente la parola ai relatori che sapranno spiegare meglio di noi. In un ruolo molto importante anche nella teoria dei sistemi dinamici lo gioca l'informatizzazione, perché infatti molte delle equazioni che descrivono appunto fenomeni fisici non possono essere studiate con la matematica di oggi e quindi giocano un ruolo molto importante i simulatori numerici. Appunto per questo abbiamo visto anche la sfaccettatura dell'informatica, della teoria della complessità dal punto di vista informatico. Quindi vi passo la parola al mio collega che vi accennerà qualcosa. Buonasera. Quindi siamo partiti con una domanda. Come collegare la complessità all'informatica? Da cosa partire? Quello che ci ha interessato di più è stato senz'altro il ruolo degli automi cellulari, in quanto modello matematico molto potente. Abbiamo preso anche l'esempio del gioco della vita di Conway. Appunto questo è quello che si lega di più a i sistemi complessi discreti di cui parleremo in matematica, ma la complessità ha un ruolo tutto suo nell'informatica, in quanto è molto importante il concetto di complessità computazionale, così come la complessità dell'informazione e anche complessità descrittiva, quindi ha tutto un ruolo a sé. E discuteremo di questo, studieremo anche noi queste cose grazie ai nostri relatori, cercheremo di portarle a voi. È questo per l'informatica, è tutto, passo la parola al mio collega. Desideriamo che i direttori porgano il loro saluto, quindi ringraziamo la professoressa Migliotto e il professore Trapani. Grazie, buonasera, io sono la professoressa Migliotto, sono il direttore del Dipartimento di Fisica e Chimica che oggi diciamo, vi ospita nell'Aula Magna. Benvenuto a tutti voi, ho visto che siete diciamo, numerosi e questo mi fa e ci fa molto piacere. Quando i ragazzi sono venuti da me a parlarmi dell'iniziativa, ovviamente diciamo, sono stata molto entusiasta, ma soprattutto della vivacità culturale di cui è ricco il nostro Ateneo e diciamo, soprattutto i nostri corsi di laurea, cioè quelli delle scienze diciamo, di base che sono appunto matematica, chimica, fisica, informatica. Quindi io sono veramente contenta, ma soprattutto perché i ragazzi così giovani, diciamo, sono studenti del secondo anno della triennale, hanno già capito che l'interazione, la multidisciplinarità, quello che viene richiesto oggi, è un elemento fondamentale per poter, diciamo, andare avanti nella ricerca, la ricerca di eccellenza. I progetti oramai che sono finanziati sono quelli multidisciplinari, in cui diverse competenze si mettono insieme per perseguire un obiettivo. E credo che questo ciclo di seminari proprio vada in questa direzione. Quindi vi ringrazio ancora e ringrazio soprattutto i ragazzi perché ci hanno dato l'opportunità diciamo, di ospitarvi ed imparare qualcosa anche da loro. Grazie.
Buonasera, io sono Camillo Trapani, direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica. Come avete capito dalla prolusione fatta dai tre studenti, la matematica e l'informatica entrambe giocano un ruolo abbastanza rilevante nell'argomento di questa manifestazione culturale, quindi il Dipartimento non poteva non essere, diciamo, presente col suo patrocinio e con l'aiuto che ha potuto dare. La cosa che mi ha colpito, diciamo, altrettanto come diceva poco fa la professoressa Miliotto, è il fatto che questa iniziativa sia nata dagli studenti. Devo dire che in tanti anni di carriera accademica è la prima volta che testimoni un fatto del genere e non posso che esserne particolarmente contento, appunto perché quando le iniziative sorgono, diciamo così, dalla base, non sono cose calate dall'alto, sono certamente più sentite e più partecipate, come stiamo vedendo oggi dalla numerosità di questa assemblea. Non posso che augurare quindi buon lavoro e un ringraziamento a questi tre ragazzi che hanno messo su tutto questa bella organizzazione. Grazie a tutti. Adesso diamo la parola al professor Rosario Martino, docente ordinario di fisica applicata presso il nostro Ateneo, affiliato al Dipartimento di Matematica e Fisica, nonché a parte fisica e chimica, intendiamoci, nonché membro del Center of New Network Science and the Department of Economics di Budapest. Il professore ci illustrerà un intervento dal titolo More is Different, emergenze e complessità nei sistemi fisici e sociali. Do Grazie subito la parola. Dante, mi sentite bene? Questo funziona abbastanza bene. Prima di tutto lasciatemi dire che sono molto contento di essere qui ad aprire questo ciclo di seminari, perché come è stato già detto, è stato accennato, mi rende particolarmente contento il fatto che questa iniziativa sia stata promossa proprio da studenti, quindi venga da una, come dire, sia la risposta ad una esigenza sentita dai giovani e spero che queste tematiche siano anche di interesse per gli studenti delle scuole superiori, visto che sono delle tematiche, diciamo così, non pienamente tradizionali e fortemente interdisciplinari. Vedete qui in questa prima slide che il mio gruppo di ricerca si è chiamato tanti anni fa, nel 1999, quando decidemmo di fare questa cosa, Osservatorio dei Sistemi Complessi. Quindi è una presenza che a Palermo c'è da un po' di tempo, ma che, come dire, in questo caso riscuote l'interesse, diciamo così, perlomeno dei giovani. Allora, di cosa parlerò? Come abbiamo sentito negli interventi introduttivi, in realtà complessità è uno di quei concetti ancora non completamente definiti. Cioè, c'è una complessità computazionale, ci sono sistemi complessi di natura fisica, sistemi complessi di natura. Ci sono i sistemi dinamici, quindi la complessità nei sistemi dinamici, ma un'unica sintesi di questo tipo di problematiche non è in realtà presente. E quindi gli studenti hanno fatto, penso, benissimo a chiedere a diciamo specialisti o comunque a esperti di varie aree di dire il loro punto di vista, perché vedrete che ci sono dei punti di contatto, dei forti punti di contatto. Io parlerò brevemente, diciamo così, dei sistemi dinamici in una maniera estremamente semplificata, e poi ci saranno, immagino, dei contributi molto più come dire, puntuali e specifici su questo, ma cercherò di parlare di più ho pensato di fare qualcosa di particolarmente introduttivo, visto che mi capitava di essere il primo, e quindi per esempio, non presenterò dei risultati ottenuti dal mio gruppo, ma presenterò diciamo, le idee che secondo me sono presenti dietro il concetto di complessità, almeno in fisica, e in particolare presenterò
risultati e tematiche che sono legati a sistemi fisici e sociali, perché sono argomenti di cui mi sono interessato e perché penso che sono degli argomenti che forse altri non copriranno. E allora, parto da quello che penso sia, almeno per i fisici, il manifesto della complessità, che è questo articolo di Philip Anderson, che è un premio Nobel, che nel 72, questo è agosto 72, scrisse un articolo essenzialmente in risposta alla visione costruttivista dei fisici delle particelle. Invece a destra trovate un libro del 92 di un altro premio Nobel, Steven Weinberg, che è intitolato Il sogno della teoria finale. Quindi si conoscono le particelle, si conoscono quelle che i fisici devono chiamare le leggi fondamentali. E una volta nota la legge fondamentale è finito, cioè sappiamo tutto. E poi il resto è applicazione, quindi fatica di quelli che devono andare a trovare dell'applicazione, però le cose serie, la cosa importante, diciamo, le leggi fondamentali sono scoperte. Anderson, che è un fisico dello stato solido, non amava, anche orgoglioso di quello che aveva fatto lui, non amava, come dire, pensare di essere meno profondo e meno fondamentale dei particellari, e allora discute dell'approccio costruttivista. C'è un motivo concettuale perché fa questo, lo vedremo spero nel corso del seminario. E quindi lui che cosa dice? Beh, dice, ma attenzione, è sicuro che una volta che noi scopriamo il modello standard, lo verifichiamo, scopriamo il bosone di Higgs e tutte queste cose, abbiamo chiuso con la conoscenza scientifica. A me sembra una sovrasemplificazione, dice Anderson. E infatti porta questi argomenti. Lui dice, attenzione, l'ipotesi costruttivista non regge più quando si affrontano le difficoltà della scala e della complessità. Immaginare che estrapolando le proprietà del poche particelle a grandi particelle noi riusciamo a descrivere tutto quello che c'è semplicemente con questo set di leggi fondamentali è una semplificazione. Quello che vedo io, dice Anderson, in realtà è il fatto che ai diversi livelli una disciplina usa i risultati di un'altra disciplina, ma poi lo usa in maniera autonoma, scoprendo tutta una serie di problematiche e scoprendo tutta una serie di affrontando tutta una serie di problemi che avranno natura e soluzione significativamente diversa dal livello delle leggi fondamentali. E immagina questa gerarchia di discipline l'uno con l'altro. E quindi dice, attenzione, la complessità non sta solo nel primo livello, nel livello della descrizione delle leggi fondamentali fisiche tra le particelle elementari, ma la complessità sta a ciascun livello di descrizione scientifica. Vediamo di vedere questo. Qui cito, anche sempre come parola introduttiva, questo era giusto perché nel titolo, questa visione è una visione parallela al concetto filosofico di emergenza. Nella seconda metà dell'Ottocento negli Stati Uniti principalmente viene formalizzato il concetto filosofico dell'emergenza, che dice, attenzione, non è che i sistemi costituiti da parti possono essere completamente spiegati dalla descrizione dettagliata delle parti, senza riconoscere l'interazione all'interno del sistema. E l'esempio classico è l'esempio che poi ritorna sempre, dell'acqua. Non è che l'acqua, perché se conosciamo l'atomo di idrogeno e l'atomo di ossigeno in grande dettaglio e descriviamo la molecola di acqua, descriviamo le proprietà molecolari dell'acqua, con questo tipo di conoscenza siamo anche in grado di poi descrivere, per esempio, le fasi dell'acqua, la sua fase liquida, la sua fase reiforme, la sua fase solida, perché è anche le transizioni tra le fasi, perché questo è un problema di tipo completamente diverso. Questo è il concetto di emergenza, e quindi essenzialmente Anderson quello che fa è di trasferire il concetto di emergenza ai diversi livelli gerarchici tra le diverse discipline.
Una visione analoga è anche stata fornita da Giorgio Parisi. Giorgio Parisi è un fisico teorico, uno dei più illustri fisici teorici italiani, lavora alla Sapienza di Roma, è stato medaglia Boltzmann, cioè ha avuto anche altri premi prestigiosi internazionali, è colui che ha introdotto la soluzione di un sistema eterogeneo che si chiama i vetri di spin, quindi di un sistema in fisica dello stato solido particolare, perché descrive una disomogeneità di un sistema, cioè perché descrive un sistema a molti corpi eterogeneo, fortemente eterogeneo. E in questo articolo, che è essenzialmente la prolusione che lui fa quando accetta la medaglia Boltzmann nel 1998 e poi nel 99 c'è l'articolo, lui sottolinea il fatto che la fisica, anche se la fisica oggi continua a essere spesso descritta come una scienza, ed infatti lo è, una scienza quantitativa con un grado in cui la predicibilità è l'aspetto, diciamo, fondante della disciplina, Parisi fa notare che il grado di predicibilità e la maniera di predicibilità con cui lavorano gli scienziati e i fisici in particolare nel corso degli anni si è indebolita parecchio rispetto alla visione ottocentesca della descrizione dei sistemi newtoniani, o meglio, come dice lui, dei sistemi descritti dal punto di vista di Newton-Laplace. Quindi cosa ricorda Parisi? Ricorda che nella descrizione sistemi a molti corpi in fisica la meccanica statistica è riuscita a dare dei risultati introducendo una linea di ragionamento di natura probabilistica. Quindi in alcuni sistemi è assolutamente essenziale introdurre una descrizione di tipo probabilistico. E anche la meccanica quantistica ha al suo interno alcuni aspetti connaturati speciali di incertezze, il principio di indeterminazione, lo stato quantistico, che è uno stato piuttosto sofisticato, che non consente, per esempio, di immaginare di avere simultaneamente una caratterizzazione completa e assoluta delle condizioni iniziali in tutti i sistemi. E allora Parisi conclude dicendo che questo tipo di nuovi concetti, nuovi insomma, diciamo che si sono sedimentati nel corso degli anni passati, sotto questa voce probabilmente lui intendeva qui principalmente lo studio dei sistemi dinamici, sotto la voce qui di complex system, porta alla conclusione che il grado di previsione dei sistemi fisici oggi è in maniera riconosciuta molto più debole di quello che si pensasse alcune decine di anni fa. Questo, dice Parisi, in un certo senso è una perdita, d'altro canto è inevitabile, però la conseguenza positiva del processo è che gli scopi della fisica diventano molto più ampi, e della scienza in generale, facendo sì che la fisica possa trovare applicazione in campi che non sono quelli tradizionali della fisica, che è un po' quello che è successo, anche l'interesse per altri campi. Ora, temo che devo andare un po' più veloce, e qui cito Laplace, ho preso da Wikipedia la sua affermazione nei saggi sulla probabilità, in cui lui invece, Laplace, questa è la vecchia visione deterministica. Nella vecchia visione deterministica Laplace dice: immaginiamo che un intelletto, qui si pone il problema, l'intelletto sia anche parte dell'universo o non parte dell'universo, qualcosa di esterno all'intelletto, comunque, immaginiamo che un intelletto abbia la capacità di seguire tutte le condizioni iniziali di tutti gli atomi, mette lì l'equazione di Newton e immagina di seguire l'evoluzione con le leggi fondamentali, tra virgolette, e quindi questo intelletto non avrebbe nessuna incertezza sul futuro e vedrebbe il futuro così come vede il passato.
quindi riesce a descrivere l'universo da qui all'eternità. Questa è una visione ingenua, perché infatti è una visione del, essenzialmente del Settecento, dell'Ottocento, è una visione ingenua di quella fede, perché oggi sappiamo, in realtà era anche chiaro agli inizi del Novecento, almeno a Poincaré, che il fatto che un sistema sia governato da leggi deterministiche non assicura la predicibilità. Quindi questo è un aspetto chiave. Anche se un sistema è governato da leggi deterministiche, questo non ci consente di dire che sia possibile avere predicibilità oltre un certo tempo. E allora qui, per convincervi che in realtà succede questo, cito quella che è il caso più semplice di equazione alle differenze. Questa è un'equazione alle differenze, quindi alla fine diciamo è il valore di una grandezza a un tempo t più 1 dipende dal valore della grandezza t secondo una relazione, una semplice relazione come questa, una relazione quadratica, e questa relazione quadratica è governata da questo parametro r. Questa mappa, queste si chiamano mappe, è la cosiddetta mappa logistica, e questa semplice mappa, alcuni di voi la conosceranno, ha un comportamento iterativo, dà luogo a un comportamento iterativo della grandezza di interesse, quando questa grandezza è tra 0 e 1, che è abbastanza sorprendente, e presenta diversi aspetti che poi, diciamo appunto, forse i matematici tratteranno più in dettaglio. Presenta quello che si chiama un punto fisso, cioè in alcune evoluzioni, in questa rappresentazione, con questa rappresentazione, immaginando da partire da una condizione iniziale, dalla condizione iniziale otteniamo il valore a x di t più 1, poi usiamo questo x di t più 1 come x di t e otteniamo x di t più 2, poi quindi otteniamo x di t più 3 e così via. Per certi parametri, questo è il parametro r uguale a 2,8, questo porta ad una situazione in cui si converge a quello che si chiama un punto fisso. Oppure si converge all'analogo di un ciclo limite, a passare su passi successivi da un punto fisso a un successivo. Questi sono solo i casi più semplici, perché ci sono anche casi molto più complicati, e un caso terribilmente complicato si ha quando r è uguale a 4, o quando r è grande, per esempio uguale a 3,9. Che cosa succede in questi casi? Quindi questo è un esempio, l'esempio probabilmente più semplice che puoi immaginare di caos deterministico. Abbiamo una regola deterministica che però ci dà luogo ad un'evoluzione che sembra avere le caratteristiche di un quello che viene chiamato un rumore, di qualcosa completamente di qualcosa di cui non si ha una regola precisa, ma qualcosa su cui non abbiamo che ignoranza, per così dire. Questa è la rappresentazione dei punti fissi nell'intervallo di R della mappa logistica, nell'intervallo di R tra 3 e 5 e 4. Quindi il fatto che ci siano qui tanti punti per una certa posizione indica il fatto che l'evoluzione temporale di questa, del risultato della mappa è particolarmente, tra virgolette, complessa o difficile da descrivere, con tanti punti fissi. Questo è associato ad un concetto matematico molto importante, che è quello dell'esponente di Lyapunov, che naturalmente non ho, che ci dice quant'è la criticità dell'evoluzione per il parametro considerato rispetto alle condizioni iniziali. Quando questo esponente di Lyapunov è maggiore di 0, la criticità è massima e quindi siamo nel regime di caos deterministico. Cerchiamo di capire questo concetto in una maniera molto semplice, e questo per fortuna si può fare quando r è uguale a 4. Se si considera questa posizione qui, quindi io immagino di scrivere x di t in funzione di questa, in funzione di un angolo che descrivo in radianti, secondo questa relazione qui. E allora la mappa logistica con questa posizione assume questa forma,
con diciamo algebricamente posso notare che quindi lo posso scrivere così per vedere che cosa, per vedere che in realtà quando R è uguale a 4 la mappa logistica sì, con quella posizione si riduce essenzialmente ad immaginare un processo molto più semplice nel campo dell'angolo in cui l'angolo a t più 1 al passo successivo è due volte l'angolo precedente. Quello che conta in questa rappresentazione è solo la parte decimale dell'angolo, quindi dobbiamo trascurare la parte intera ogni volta che viene poi superata, perché questa non gioca nessun ruolo all'interno di x tra 0 e 1. E allora che cosa significa tutto questo? Significa che in questo tipo di rappresentazione, quando io seguo che cosa succede nella mappa, con una trasformazione della variabile, in quest'altra variabile in realtà sto vedendo che cosa succede degli incrementi di un angolo, e incrementi di un fattore 2. Ma allora se io scrivo teta, anzi la parte non intera di teta, in forma binaria, con quest'ordine, l'iterazione al prossimo step di moltiplicare per 2 l'angolo precedente non è altro che uno shift verso sinistra del bit binario. Quindi quello che sto vedendo è essenzialmente la mappa logistica, per quello specifico valore, si comporta così, come uno shift register che sposta di 1 il bit. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che se io non conosco le condizioni iniziali fino all'ultima cifra decimale, da un certo posto in poi, che cosa vedrò? Fino a quel posto avrò la capacità di predire che cosa succede, ma da quel posto in poi osserverò una specifica traiettoria del mio sistema che dipenderà dalle condizioni iniziali. E questa è la sensibilità alle condizioni iniziali. Quindi sistemi caotici, che non sono sistemi, diciamo così, particolari, sembrerebbe che per lungo tempo si pensava che i sistemi caotici sono sistemi rari, ma in realtà i sistemi caotici sono la gran parte dei sistemi. Un mio carissimo collega, diciamo, dice che è un esperto di caos quantistico, diceva: ma dovremmo sorprenderci del contrario, di com'è che invece molte delle cose che noi vediamo poi stabili sono legate a ad evoluzioni non lineari in cui invece la stabilità la osserviamo. Un Boeing alla fine, nonostante tutta la turbolenza eccetera, in generale ci porta a casa, a parte gli attentati. E questo lo vediamo qui nell'esempio. Vedete, ho messo due cifre che differiscono per meno di un millesimo e che poi hanno quindi valori più piccoli delle condizioni iniziali che sono diverse. E chiaramente dopo 10 iterazioni in realtà quello che seguirò è questa parte qui, la mappa mi darà un segnale in termini di questi valori qui, che quindi sono, che è qualcosa che è legato alle specifiche condizioni iniziali, cioè a quello che viene chiamato l'effetto farfalla nel caso di un attrattore di Lorentz. Quindi determinismo non vuol dire predicibilità, quindi conoscere le leggi non implica piena predicibilità. Ci sono sistemi in cui la predicibilità può essere estesa per tempi molto molto lunghi, altri sistemi per cui la predicibilità è anche estremamente breve, pochissimi cicli, ordine 10 cicli in questo esempio. Va bene. Allora, questo per quanto riguarda il concetto di predicibilità in un sistema classico. Quindi, anche se avremo la capacità di descrivere le equazioni, questo non necessariamente ci garantisce del fatto di poter completamente caratterizzare tutte le evoluzioni temporali. Andiamo a un altro fenomeno semplice. Ho deciso di parlare di quello che si chiama la percolazione. Della percolazione parlo per quanto riguarda dal punto di vista della modellistica matematica. Cosa vuol dire percolazione? Quindi qui, che cos'è la percolazione? Qui ho preso quello che ho trovato sul vocabolario di Google, quindi è il processo, nel linguaggio generale, è il processo di un liquido che passa lentamente attraverso un filtro.
Quindi si dice che qualcosa che percola è quando è capace di passare da una parte ad un altro attraverso tutta una serie di canali. È stato proposta un approccio matematico a questo tipo di problematica, che è stata chiamata percolazione, come i nostri amici matematici fanno, cioè si idealizza, si prende un reticolo e su un reticolo si immagina di porre o dei nodi, cioè dei siti, con una certa probabilità, oppure si può anche fare, in realtà c'è una percolazione sia di sito che una percolazione di legame, però qui stiamo considerando una percolazione di sito, cioè immagino in un reticolo di porre degli elementi nel reticolo. Quando pongo degli elementi del reticolo, se gli elementi del reticolo hanno la caratteristica di stare vicini l'uno all'altro, dico che questi formano un gruppo, un cluster nel reticolo, un cluster. E allora, dipendente da quanto ne metto, se ne metto una quantità più alta, mi posso chiedere quando è che osservo un cluster, che è quello che si chiama un cluster gigante, un giant cluster, cioè un cluster che consente di mettere in comunicazione gli estremi del sistema. Dicevano, ma perché si deve interessare di queste cose, come per esempio del corpo nero, di tutte queste cose qua? Beh, no, perché è carino, in prima battuta, e perché poi certe volte questo tipo di problemi portano delle risposte che sono totalmente inaspettate. E questo è il caso della percolazione, che fu prima introdotto con questo tipo di formalismo da Hammersley, un matematico, nel 57. E il punto qual è? Che uno può cercare di risolvere combinatorialmente questo problema, e non sono problemi facili, al di là, diciamo, di quelli, va bene, la probabilità a cui avviene la presenza di questo giant cluster, trovarla analiticamente è qualcosa che richiede, cioè si sa fare per taluni dei reticoli e non per tutti i reticoli anche bidimensionali. Si sa fare per esempio per il reticolo bidimensionale, che è questo caso qui, e allora, come diceva lo studente nella fase introduttiva, quando non si sa trovare analiticamente, diciamo matematicamente, quello che si fa spesso è fare delle simulazioni, o quando non si sa che cosa succede. Qui c'è una simulazione, qui ho riportato qual è la probabilità critica della percolazione di sito in un reticolo quadrato bidimensionale, e vedete questo numero è 0.5927, poi ci sono altri numeri, quindi non è un numero banale da trovare, è un numero particolare. Qui c'è una simulazione con P06 e quindi sappiamo che per sistemi sufficientemente grandi ci aspettiamo che ci sia il giant cluster. E infatti c'è. Possiamo farlo ancora più grande, infatti tipicamente questo tipo di soluzioni in combinatorica sono ottenute per sistemi infiniti. Quindi invece quando i sistemi sono finiti c'è un certo grado di approssimazione e quindi ovviamente anche questo più grande vale. Mentre non lo osserviamo, la presenza del giant cluster, quando P è meno della probabilità critica. Qui non c'è niente da fare, non osserviamo la percolazione. E qui c'è una rappresentazione a colori di quanto visto prima, giusto per vedere che oltre al giant cluster ci sono anche altri cluster di dimensione diversa. Uno dice sì, vabbè, ma questo è al solito stiamo guardando un sistema molto particolare, una rete quadrata, eccetera, eccetera. Osserviamo questo tipo di fenomeni, cioè che cosa? Il fatto che a soglia osserveremo una diversa caratterizzazione del sistema nel suo complesso con la presenza di un giant cluster. Sono importanti questi giant cluster? Per esempio c'è stato negli ultimi anni un grande interesse per lo studio della diffusione delle malattie attraverso le reti di individui, le reti sociali. Cioè è critico che esista un giant cluster. Se c'è un giant cluster, chiaramente questo può consentire lo sviluppo di un'epidemia globale. Quindi è molto importante sapere se in un sistema abbastanza realistico sia presente un giant cluster oppure no.
dice, ma questi sono quelli che si chiamano toy models, modelli giocattolo, perché sono proprio idealizzazioni semplici. C'è qualche cosa di un po' più generale? Si osservano questi processi anche in altri casi? Beh, per esempio si osservano in un altro caso che è particolare, che si chiama Kylie Tree, cioè in alberi come questo, in cui un elemento è connesso ad altri tre elementi e poi è connesso ad altri tre elementi e così via. Questo è un, e qui si sa di nuovo risolvere esattamente il grado di la percolazione, e si osserva che in questo caso avviene esattamente ad un mezzo nella probabilità di sito. La percolazione avviene quando la metà degli elementi ha probabilità di essere popolata. Un'altra cosa che si scopre è che quello che succede qui attorno è un comportamento a legge di potenza, cioè succede qualche cosa che è tipico solo della transizione di fase tra i due stati. Questo tipo di fenomeni tipici solo di queste transizioni sono fenomeni che si dice che sono caratterizzati da una dipendenza a legge di potenza. Questo, tra parentesi, questa dipendenza a legge di potenza di questo stato critico non può essere descritto dalle interazioni fondamentali. Quindi è qualche cosa che prescinde dalle dipendenze fondamentali. Infatti, nello studio delle transizioni di fase continue, poi si dimostra che questo tipo di proprietà si dice sono universali, quindi non dipendono dal dettaglio dell'interazione, ma piuttosto dipendono dalla dimensionalità del parametro d'ordine, quindi da qualcosa di completamente distinto. E questo è il motivo che aveva fatto dire ad Anderson: è inutile che voi dite che trovate la final theory, perché la final theory può essere la final theory delle particelle elementari, ma non la final theory di tutto il resto. Ma uno potrebbe dire, però queste sono al solito toy models, vediamo qualche cosa altro, se lo troviamo in qualche cosa altro. E in realtà altri matematici piuttosto famosi, Erdős e Reni, matematici ungheresi, nel 60 notano che questo tipo di proprietà avviene anche in quelli che oggi sono chiamati le reti random. Cioè immaginiamo di costruire una rete tra elementi, come? Asserendo che la presenza di un'interazione tra due elementi è presente con una certa probabilità. Quando si fa questo, si può dimostrare che quello che si chiama il grado degli elementi della rete, cioè il numero di collegamenti che ogni nodo ha, è descritto da una poissoniana, una particolare funzione, una poissoniana, cioè una binomiale che poi tende per grandi valori ad una poissoniana, e si può anche studiare che cosa succede nella giant component. Qui io ho riportato alcune simulazioni con n uguale 40, giusto per farle vedere, e poi ho fatto dei calcoli con n uguale 1000, perché di nuovo i risultati matematici che si possono ottenere spesso si ottengono nel limite infinito, quindi una rete immaginata infinita. E che cosa notiamo? Qui riporto il grado medio e porto con LCC la dimensione di quella che si chiama in inglese la largest connected component, la componente della rete di elementi collegati tra di loro, che è la più grossa di tutte. Vedete che, e lo riporto in percentuale, nel caso quando abbiamo una rete con 40 nodi, quando si passa attorno al valore del grado medio pari a 1, non, si osserva una crescita che sembra quasi lineare, da 20, 12, 17, 20, poi a 30, 45, 32 e così via. Ma quando facciamo le cose per sistemi molto più grandi, facciamo le simulazioni per sistemi molto più grandi, vediamo che al di sotto di un grado medio pari a 1, la largest connected component comprende una quantità molto piccola di nodi, meno del 5%, e poi invece questa largest connected component salta un valore intorno al 20% per crescere fino al 60% quando il grado medio non è altro che 1,5. Infatti Erdős e Reni avevano dimostrato questo, che di nuovo a soglia c'è un comportamento in cui la rete è random, e quindi qui siamo all'opposto del caso
del reticolo regolare. Stiamo considerando invece un arrete random, anche nel caso di un arrete random osserviamo un fenomeno tra virgolette di percolazione, cioè osserviamo che ci sono due stati distinti, uno al di sotto quando il grado medio è meno di 1 e uno quando il grado medio è maggiore di 1, e infatti quando il grado medio è maggiore di 1 osserviamo la presenza di una giant component. Le altre componenti, vedete, sono piccole al di fuori di questa, quindi se poi escludiamo la giant component. E questo è esattamente quello che osserviamo anche nelle transizioni di fase continue, in cui quando ci si trova esattamente in criticalità, si ha un comportamento, si dice, di scaling, cioè in cui tutte le lunghezze del sistema sono presenti simultaneamente, quindi si osservano gruppi di elementi che in questo caso sono clusters, nel caso di altri sistemi possono essere per esempio regioni liquide in un ambiente gassoso oppure regioni ferromagnetiche in un ambiente paramagnetico in cui che hanno delle caratteristiche di scala varia e quindi sono presenti a tutte le scale, e quindi la descrizione fisica qui è una descrizione fisica molto particolare. Si dice che questo è uno stato critico, quindi questo tipo di sistemi ci fa vedere uno stato che esistono degli stati critici molto particolari. E allora spero di avervi convinto che oltre alle particelle elementari ci sono anche cose interessanti. E allora nello spirito di Anderson andiamo ad un livello superiore, andiamo al livello in cui immaginiamo di descrivere dei sistemi sociali. E qui cito un altro premio Nobel, ma questo è un premio Nobel in economia, Thomas Schelling, che negli anni 70, negli stessi anni di Anderson, fa un modello per la segregazione razziale. Dice, cerco di fare un modello, non è l'approccio tipico degli economisti, vedete, l'approccio tipico degli economisti è un altro, lui è un economista eretico. Che cosa notava Schelling? Questo è per esempio Chicago, una mappa etnica di Chicago tra gli anni 40 e gli anni 60. Quindi questi sono tutti quelli che loro, gli americani, chiamano i blocks, cioè l'elemento fondamentale del quartiere, blocco per blocco, e questi sono i risultati del censimento, e per ogni blocco il blocco è caratterizzato da un colore diverso a seconda della percentuale degli abitanti di razza nera. Se la percentuale supera il 95%, il blocco è nero. Quindi chiaramente vedete che non solo ci sono diversi neri a Chicago, c'erano negli anni 40 e negli anni 90, però tendevano a vivere segregati negli stessi quartieri. E allora la domanda di Schelling è, questo è perché i micromotivi, quello che poi lui chiamerà i micromotivi, sono micromotivi di ostilità, o ci può essere anche qualcos'altro? Nell'abstract dice, alcuni risultati di segregazione dalla pratica delle organizzazioni, altri da sistemi particolari di comunicazione, altri dalla correlazione con variabili non random. Cioè ci sono diverse teorie, dice, però quello che vuole fare lui è immaginare invece un modellino molto semplice. Lui ne presenta due, uno unidimensionale e uno bidimensionale. Dice, immagino in questo modellino di dover distribuire due gruppi di agenti, l'agente O e l'agente X. E immagino che l'agente O e l'agente X inizialmente siano distribuiti uniformemente, quindi non ci sia segregazione. Se immagino un'evoluzione, nel senso che il sistema come evolverà, allora
per immaginare l'evoluzione, di nuovo si fa una semplificazione drammatica, il sistema è un sistema su un reticolo e si immagina che questo agente abbia 8 vicini e di questi 8 vicini, lui decida che di questi 8 vicini ha una certa tolleranza alla diversità. Posso tollerare attorno a me un certo numero di vicini diversi da me, ma non di più, giusto? Il punto è, quant'è questo numero minimo? Dico, se sono proprio io solo, bianco con tutti i neri, potessi mi trovare a disagio, se mai un altro, almeno ogni tanto parliamo, o comunque ci riconosciamo, eccetera. Perché poi si vede che quello che si chiama omofilia, c'è una tendenza molto forte nei sistemi sociali, tale che il simile sceglie il simile. Ma quindi questa scelta locale e miopica, quanto deve essere? Quanto deve essere? E allora Schelling, che poi pubblicò un suo famoso libro, Micromotivi e Macrocomportamenti, fa vedere un risultato abbastanza controintuitivo. Anche se i singoli individui sono sufficientemente tolleranti al diverso, per esempio accetterebbero la metà dei propri vicini come diversi, o anche più della metà, 5 su 8, il sistema inevitabilmente va in segregazione. Quindi micromotivi e macrocomportamenti non necessariamente sono sempre legati. Questo è un altro fenomeno di emergenza, indipendentemente dagli specifici micromotivi, si possono osservare dei macromotivi che vanno nella direzione opposta. E per questo questo modello è particolarmente famoso. Il risultato è controintuitivo, quindi non solo nel caso del 50%, ma anche del 30%. Se volete giochicchiare un poco con questo modello, trovate quella che si chiama un applet nel sito di NetLogo, che è questo linguaggio sviluppato per descrivere quelli che si chiamano modelli ad agente. Questo è uno dei primi modelli ad agente sviluppato in economia. Quindi ora questo tipo di linguaggio è stato sviluppato proprio per trattare modelli ad agente, e quindi potete simulare il comportamento del modello di Schelling bidimensionale, selezionando la percentuale di similarità richiesta. Qui per esempio io avevo selezionato il 50%, e nel caso del 50% osservate la convergenza a segregazione in pochissimi passi. Lo stesso anche quando la minima tolleranza alla similarità non è altro che il 37%, anche in questo caso. Quindi solo quando è al di sotto del 37% il sistema rimane nello stato non segregato. Di nuovo, questa è una transizione di fase, presenta una caratteristica di transizione di fase, ed infatti non esiste in questo caso una soluzione analitica. Giusto per far vedere quanto può essere complicato risolvere analiticamente questo tipo di problemi, che in molti casi si possono solo affrontare al computer. In realtà, in alcuni casi, uno può immaginare una particolare configurazione tale che con t uguale 3, quindi richiedendo solo un numero pari a tre vicini similari, il sistema rimanga nella configurazione non segregata. Però questo tipo di organizzazione non è qualcosa che il sistema può raggiungere da solo, partendo da una configurazione iniziale random, ma è qualcosa che dovrebbe essere pianificata per tutti gli agenti. Quindi in alcuni casi questo tipo di sistemi, e lo vedremo in uno degli prossimi esempi, vedremo che possono presentare quello che si chiama matematicamente un comportamento non ergotico, cioè una sensibilità alle condizioni iniziali. Va bene, qui voglio solo citare che per esempio questo modello è stato studiato da,
da un fisico e da un economista per produrre un analogo fisico del modello di Schelling, che esiste e che è legato a certe proprietà dei liquidi, è che la segregazione si osserva non solo in queste strutture nei reticoli molto, diciamo, molto particolare, però dovrei avere di più di 5 minuti perché abbiamo iniziato giusto un po' dopo, diciamo 10 minuti, contrattiamo un po'. E quindi anche sui network si vede, quindi devo accelerare. E allora voglio parlare di un altro concetto in economia, che è il concetto di esternalità. Che cos'è il concetto di esternalità? Il concetto di esternalità è quando c'è una situazione per cui il benessere di un individuo dipende dalle azioni che fanno gli altri senza una specifica compensazione. Cosa vuol dire questo? Io posso chiedermi quant'è utile per me comprare un certo sistema o utilizzare un certo sistema operativo, oppure comprare oppure partecipare a un certo social network. Questo tipo di mia attività dipende da quanti altri scelgono di fare quell'attività. Quindi il valore e l'efficacia di questo tipo di attività dipende dagli altri. Questo è un fenomeno di esternalità. L'esternalità può essere sia positiva che negativa. Se tanti usano lo stesso sistema operativo, però molti sviluppano applicazioni in quel sistema operativo, io avrò più facilmente applicazioni prodotte in quel sistema operativo. Se pochi lo usano sarà un ottimo sistema operativo, però è molto improbabile che altri sviluppino programmi di mio interesse con quel sistema, col sistema operativo che ho scelto. Quindi in generale possiamo avere sia esternalità positiva o negativa. Se tutti pensano di andare nel ristorante che a me piace tanto e io non riesco a prenotare, devo andare lì ad aspettare un bel po' di tempo per sedermi, oppure non riesco ad andarci. Quindi l'esternalità può essere positiva o negativa. E allora succedono due cose particolari in questo caso, e queste sono state formalizzate in quello che è stato chiamato il problema del bar di Elfarol. Il bar qui è un ristorante, perché l'Elfarol Bar è un vero ristorante, questa è la carta del ristorante di Santa Fe nel Nuovo Messico. Non so se avete sentito parlare del centro di Santa Fe dei sistemi complessi, quindi è un centro internazionale dove c'è stato per parecchio tempo sia Anderson che Murray Gell-Mann e tanti altri. E questo economista, Brian Arthur, si trovava lì e quindi spesso andavano all'Elfarol Bar, che almeno fino a 10 anni fa esisteva, penso esista tuttora, e si ponevano questo tipo di problema. Il problema è: il ristorante ha 60 posti, tipicamente la clientela è fatta di 100 posti, il giovedì era il giovedì sera, perché il giovedì sera c'era la banda jazz che suonava. Quindi gli appassionati di jazz pensavano di andare lì, si stimava 100, il problema era come decidono di andare questi. Siccome Brian Arthur è un economista, gli economisti, non so se lo sapete, ma c'è nessun economista nell'audience? No. Eh? No, ma sono... Io ora li pratico da un po' di tempo, sono persone molto... che hanno le idee molto chiare. E per un economista, l'economista pensa che la decisione deve essere razionale, quindi deve usare tutta l'informazione che ha a disposizione, e che è ben definita, e la deve usare nella maniera razionale. Allora il punto qual è? Se la conclusione è razionale, immagina Brian Arthur, tutti pensano allo stesso modo, ma se tutti pensano allo stesso modo, tutti decidono o di andare o di non andare, che è uno stato frustrato nel caso dell'esternalità negativa. Mentre nel caso dell'esternalità positiva, questo pensare tutti allo stesso modo aiuta. E questo è il caso della compagnia, della società di 100 persone che devono decidere se utilizzare il social network di società, e allora ognuno pensa, vabbè, se gli altri lo usano è importante che lo uso pure io, ma se gli altri non lo usano io non lo uso perché ci devo perdere tempo. E quindi qui di nuovo è il discorso: se tutti pensano allo stesso modo, questo è quello che si chiama, o scelgono di usarlo o di non usarlo, questo è quello che si chiama
un equilibrio che si autoavvera. Quindi che in economia è un equilibrio che si autoavvera, quindi tutti pensano in una certa direzione e quella cosa che pensano si autoavvera. Quando invece si è nel caso dell'esternalità negativa, non c'è un equilibrio che si autoavvera e quindi lo stato globale è totalmente frustrato. E allora Brian Arthur ha detto: però El Farol ancora esiste, non è fallito, quindi non siamo tutti razionali. E in effetti è così, perché è noto che le scelte della maggior parte della popolazione sono di razionalità limitata, si dice bounded rationality. E quindi l'idea è che invece quando le scelte sono di tipo induttivo e di razionalità limitata, il comportamento economico può essere di tipo diverso, economico e sociale può essere di tipo diverso. Brian Arthur immaginò che ognuno che cosa faceva? Utilizzava l'informazione sulle settimane precedenti in una certa maniera, euristica, quindi anche stramba, e prendeva una decisione. E su queste decisioni creò un sistema d'agenti, simulò il sistema d'agenti e vide che in questa maniera nel modellino il ristorante non restava vuoto o completamente pieno, ma invece aveva un'occupazione intorno all'occupazione ottimale con delle fluttuazioni, quello che succede. Dei fisici decisero di formalizzare meglio questo modello e lo chiamarono il gioco di minoranza, il minority game, perché qui l'idea è che tu preferisci essere nella minoranza, quindi arrivare lì quando gli altri scelgono di non andare per trovarlo non troppo occupato, oppure quando è troppo pieno di non andarci. Con questo corro su questa cosa, allora si può costruire un modello, si possono immaginare delle strategie, le strategie sono a razionalità limitata, c'è un gioco, è un minority game, ciclicamente si decide su questo, eccetera, e che cosa si vede? Si vedono questi tipi di comportamento. Qui S è il tipo di strategie che ciascuno ha, euristiche, ed M la memoria. E queste sono singole realizzazioni. Come vedete, alcune volte sembrano molto ordinate, altre volte sembrano pure molto disordinate, ma in realtà non lo sono. Non so se riuscite a vedere una periodicità fra qui a qui e qui. Di nuovo, questo è un comportamento deterministico complesso. E anche qui lo vedete, tra questa e questo. Quindi, in realtà, questi sono sistemi deterministici con output molto complessi. E sorpresa delle sorprese, presentano un comportamento emergente e di fase, cioè la presenza di due fasi distinte controllate da un parametro d'ordine. Il parametro d'ordine è il rapporto tra le strategie efficaci a disposizione e il numero di agenti presenti. Quindi si può dare una descrizione di meccanica statistica molto accurata con i metodi della replica theory, appunto, di Giorgio Parisi, e scoprire che cosa? Scoprire che esistono queste due fasi, di cui una è non ergotica, cioè dipendente dalle condizioni iniziali. Vedete questi due profili completamente diversi? Questo fu scoperto anni dopo. E invece l'altra è puramente ergotica. Questo per dire che ci può essere, questo è uno dei casi più eclatanti, una descrizione di un modello stilizzato che descrive abbastanza bene dei comportamenti di tipo sociale con una metodologia fisica piuttosto sofisticata. Ultimo breve concetto è quello del cosiddetto piccolo mondo, e vorrei parlare di un, perché siamo partiti dai fisici, siamo passati dagli economisti e poi nella scalare, queste le scienze sociali, qui c'è un sociologo, Stanley Milgram, nel 67 fa l'esperimento di piccolo mondo. Credo che qualcuno di voi ne avrà sentito parlare. Che cosa fa? Questo è proprio il disegno originale dell'articolo di Stanley Milgram. L'idea era, ma possiamo testare questa idea che quando dice, ma si parla di X, parla di Y, dice tu lo conosci, ma quanto è piccolo il mondo, ma come che conosci qualcuno che lavora a Bruxelles e fa quel tipo di cose? Dice no, io lo conosco. E allora Milgram
immaginò un esperimento, mandò delle lettere a delle persone selezionate in maniera random nel posto più isolato degli Stati Uniti, penso il Nebraska e il Kansas, vedete qui. E immaginò di chiedere a queste persone di raggiungere un broker a Boston. Gli mandò allora delle lettere con tante buste per dire se non riuscite a raggiungerlo direttamente, immaginate di chiedere a qualcuno che conoscete che lo può raggiungere e di mandare una cartolina a me e tutto il blocco, tutto il plico delle varie lettere all'altra persona. E questo viene ripetuto. E in 2 anni collezionò come risultato circa 44 di queste catene, in cui uno mandava la cosa a un altro, poi a un altro, poi a un altro, e poi finalmente al broker. Quindi una volta la lunghezza era 1, 2, 3, 4 step, in un altro caso 3 step, in media risultò essere 6 passi, che è il motivo per cui ormai si usa 6 gradi di separazione. Qualcuno di voi sarà fan del programma di Ray 3 su 6 gradi, che come vedete c'è almeno dal 2010. Quindi ormai questo è una cosa, diciamo così, che è entrata nel linguaggio comune, c'è un programma radiofonico. Questi 6 gradi di separazione sono stati poi verificati con altre metodologie, con numeri molto più grandi delle 44 catene, e lo cito dal punto di vista fisico perché nel 1999 due fisici, allora Duncan Watts e Steven Stograz, cercarono di dare una rappresentazione di fisica statistica di quello che succedeva. Perché? Perché è chiaro che in questo tipo di processo di small world, quello che si osserva è un comportamento sociale in cui sono presenti simultaneamente delle interazioni di gruppo e delle interazioni deboli. In sociologia questi si chiamano weak ties, collegamenti deboli. Uno dei primi che ha fatto vedere l'importanza dei collegamenti deboli è un sociologo sempre di Harvard che si chiama Granovetter. Comunque, quello che fanno questi fisici è quello di studiare alcune proprietà delle reti, in particolare quello che si chiama il clustering coefficient locale, cioè come i vicini di un dato nodo sono collegati tra di loro. Quando sono fortemente collegati, questo dà luogo a un cluster; quando sono poco collegati, qui abbiamo un tipo di albero, quindi essenzialmente non c'è contatto locale di gruppo. E l'altro indicatore che analizzarono è quello che si chiama il cammino medio, la lunghezza del cammino medio, cioè quanti passi devo fare per raggiungere da un certo agente un altro agente. Come lo fecero lo studio? Partirono da un reticolo regolare e immaginarono di fare quello che si chiama un rewiring, cioè di rompere uno di questo collegamento e collegarlo con un a caso, cioè introdurre un weak ties. Immaginare che qualcuno da una comunità locale se n'è andato in un altro posto, a Londra, e quindi ha costituito questo collegamento, o se n'è andato a Catania, o se n'è andato a Palma di Montechiaro. E che cosa ha fatto quindi? Hanno immaginato di fare tante prove con probabilità di rewiring 0 e con probabilità di rewiring 1. Quando la probabilità di rewiring 1, siamo nel caso random, quello di Erdős-Reni, mentre qui siamo nel caso del reticolo, e qui siamo nei casi intermedi, che probabilmente sono quelli più interessanti. E che si nota? Si nota una cosa abbastanza sconvolgente, che vedete qui funziona P su scala logaritmica. Cosa si nota? Che mentre è vero che tutte e due le cose diminuiscono, il clustering quando si aumenta la randomicità, quando si aumenta il rewiring, però mentre la lunghezza media crolla immediatamente, il clustering locale rimane alto due ordini di grandezza per due ordini di grandezza rispetto all'andamento di decrescita dell'average del cammino, lunghezza del cammino medio. Cosa vuol dire questo? Che vuol dire che ci sono situazioni intermedie in cui
si continua a osservare il clustering locale e si osserva un cammino medio piuttosto piccolo che consente di raggiungere tutti con tutti con un numero molto limitato di passi. E questo è lo small world. E quindi le ultime parole, ho finito. Negli ultimi anni che cosa è successo? È successo che a causa dell'informatizzazione spinta della società e soprattutto della diffusione di dispositivi elettronici come i telefonini e internet, oggi la società produce una quantità di dati impressionante. Questo ha cambiato, quello che mi interessa stressare che ha cambiato la pratica di parecchie discipline, come la biologia, per come viene fatta oggi la biologia, le scienze mediche, l'economia, le scienze sociali. Tutte queste oggi, mentre molte di queste discipline 30 anni fa erano discipline a bassa produzione di dati, oggi sono discipline ad altissima produzione di dati. E questo l'abbiamo visto negli anni intorno al 2000, questa è una copertina di Nature del 2008, poco prima della messa in funzione dell'LHC, e questa è una pagina dell'Economist del 2009 per gli aspetti di sviluppo della medicina digitale, e questo è un articolo dell'Economist del 2010 sul diluvio dei dati. Quindi oggi viviamo in una società dove è presente un diluvio dei dati. Questo fatto che c'è questo diluvio dei dati, a mio parere, ha forzato la nascita di discipline ibride, come quella che abbiamo chiamato l'econofisica, la sociofisica, quella che viene chiamata la computational social science, quindi scienze sociali computazionali, la bioinformatica, la system biology, computational biology, ce n'è una marea. E per concludere, non è solo un aspetto di quantità, ma è anche un aspetto di qualità dell'approccio. Mentre prima in molte discipline l'esperimento era un esperimento realizzato controllando il più possibile le operazioni da svolgere, focalizzandosi su un aspetto estremamente preciso, oggi invece, visto che molti degli esperimenti sono fatti in forma robotica, e su scala semi-industriale, per esempio in biologia, questo implica che anche se si cercano alcuni aspetti particolari, si monitorizzano tutta una quantità di altre cose che non necessariamente sono legate direttamente all'esperimento inizialmente programmato, ma che poi possono risultare molto importanti in quella che si chiama la secondaria analysis, cioè l'analisi che altri fanno su dati sperimentali presi per problemi e problematiche completamente distinte. Quindi oggi questo cosa vuol dire? Vuol dire che siccome siamo passati da discipline che prima avevano un focus osservazionale a discipline che danno un monitoraggio globale, e quindi siamo passati da esperimenti focalizzati ed altamente controllati a esperimenti invece in cui vengono monitorate una gran quantità di cose, tutto questo implica un approccio originale che coinvolge diverse discipline e che rende molti di noi piuttosto ibridi. E quindi ho finito e volevo solo, come dire, ricordare i collaboratori del mio gruppo per ora qui, che sono il professore Miccichè, Luca Marotta, Federico Musciotto e Cristian Buongiorno, e questo è il nostro simbolo, il simbolo dell'osservatorio. Grazie al professore Mantegna, e adesso apriamo qualche minuto di dibattito per tutti coloro che volessero porre argomenti sul presente seminario. Non siate timidi, chiaramente. Rompo il ghiaccio. Professore, si parla attualmente di machine learning, big data science,
mi è parso di capire che una problematica attuale, e penso anche soprattutto anche nello studio dei sistemi complessi, al momento che si ha a che fare con grossi moli di dati, è il fatto di analizzare i dati ponendo un'ipotesi a priori che poi viene verificata. Per esempio, se abbiamo un andamento, una certa distribuzione di dati, magari proviamo a verificare se combaci con una, l'andamento possa essere descritto da una distribuzione gaussiana, e magari facciamo il test del chi quadrato. Nel caso dei sistemi complessi, quando si inizia proprio a studiare la dinamica fra gli enti che compongono il sistema, generalmente quali sono gli approcci, i primi step per fare l'identikit del sistema complesso? Beh, al di là di quello allora, che chiaramente... forse, no, diciamo, siccome appunto io pratico diversi economisti, gli economisti, diciamo così, criticano molto il data mining, perché dicono che il data mining è phishing. Cioè tu ti metti là e cerchi di scoprire qualche cosa. Cosa vuol dire? Tipicamente vuol dire che in molti di questi sistemi non si ha in generale, spesso non si ha una visione o un modello da utilizzare. Sono sistemi aperti, ora fra poco, sono sistemi aperti, quindi in generale è molto difficile trovare delle regolarità. Quindi il primo approccio è quello di trovare quelle che si chiamano le regolarità statistiche, i fatti stilizzati, e poi l'idea è quella di cercare di, su questi fatti, di interpretare questi fatti stilizzati in termini di caratterizzazione di alcune interazioni elementari, o quindi semplificare tra tutte le interazioni che uno può immaginare quelle che riescono a spiegarti la gran parte dei fatti stilizzati che riesci a vedere. Tutto questo però viene fatto spesso, soprattutto quando i sistemi sono molto ampi, con tecniche di data mining, con tecniche di meta mining che tu potenzi anche, eccetera. Quindi oggettivamente è anche vero che si usa un procedimento che filosoficamente Peirce l'ha chiamata abduttivo, cioè nei sistemi complessi oggi, quando un sistema è veramente complesso e aperto, è piuttosto raro come dire, che si arrivi rapidamente alla formalizzazione. Noi abbiamo visto un caso, il caso del minority game, che però è un caso stilizzato, ha una modellizzazione, e su quella modellizzazione poi costruisci, una volta che hai osservato i fatti stilizzati del comportamento della varianza, quel grafico che facevo vedere, in funzione del parametro d'ordine che hai individuato, comincia a formalizzare ed è una descrizione deduttiva, ma prima di quella descrizione deduttiva è una descrizione abduttiva, nel senso che immagini che tu hai, come ha fatto Brian Arthur, un comportamento induttivo per le persone, vedi che cosa succede nell'evoluzione del sistema e ne caratterizzi i fatti stilizzati. In quel caso il fatto stilizzato qual era? Che avevi una dipendenza della varianza dal numero di strategie associate. Quindi direi che ci sono due fasi. Una prima fase è la caratterizzazione dei fatti stilizzati, quindi in molti di questi sistemi complessi si tenta di dare una caratterizzazione statistica e si cerca di vedere le regolarità statistiche che sono presenti. Quindi i big data aiutano in questa direzione, perché quando tu hai un sistema veramente grande, se ci sono delle regolarità statistiche, queste emergono e ci sono delle tecniche di data mining che sono molto potenti, quindi diciamo, i colleghi poi di informatica possono come dire, presentare e discutere di questi aspetti, sebbene non siano legati all'aspetto teorico della complessità, però ci sono sicuramente oggi delle tecniche di data mining che sono robuste, forti, migliorano continuamente e sono in grado di presentare delle regolarità statistiche che poi idealmente in altri casi vengono formalizzate in termini di un modello caratterizzato da un numero limitato di parametri che poi può o non può essere risolto o numericamente o analiticamente. Grazie. Professore, scusi, ma l'aumento di dispositivi
che accorciano le distanze di comunicazione fra quelli che poi sono i microsistemi che compongono i macrosistemi complessi che si vanno ad esaminare, sì, non determinano però una sempre più breve stazionarietà delle ripetitività dei sistemi. Se è chiaro cosa sto dicendo, nel senso... No, lei dice, lei si aspetta che cambia facilmente adesso, sì, il tipo di comportamento o di azione rispetto, per esempio, anche semplicemente a 20 anni fa, di uno dei sottosistemi del macrosistema complesso che si va ad esaminare. Questo, per esempio, appunto, io mi sono occupato parecchio di finanza e quindi ho cercato di descrivere cosa succede nel processo di descrizione, nel processo di quello che si chiama il processo di formazione del prezzo. Ma se guardiamo la finanza nel 1991 o poi nel 2000 o nel 2010, è qualcosa di completamente diverso a causa di questa enorme accelerazione tecnologica. Di questo è vero. Quindi su questo tipo di sistemi poi è molto importante cercare di vedere che cosa si sta caratterizzando e come lo si sta caratterizzando. Poi ci sono altri sistemi ancora più sofisticati in un certo senso, per esempio il motore di ricerca di Google, che nasce in una maniera e poi continuamente si sviluppa in un'altra maniera e che viene considerato come qualcosa che deve inevitabilmente evolvere al proprio interno per stare competitivo. Quindi è vero che ci può essere, come dire, il problema di che cosa era ieri qualche cosa che abbiamo descritto con certe regolarità statistiche che magari si mantengono e altre proprietà statistiche invece scompaiono, o altre, perché siamo in mezzo ad una rivoluzione da questo punto di vista per le interazioni sociali. Però ci sono delle regolarità che si continuano ad osservare e fenomeni che, per esempio, il ruolo dei weak ties, positivo o negativo, questo è qualche cosa che era stato formalizzato e studiato negli anni 70 del secolo scorso e viene riosservato nei social network o nella ricerca del lavoro, quindi nel mercato del lavoro odierno, oppure abbiamo parlato dei sei gradi di separazione e le misure fatte sui sei gradi di separazione nelle amicizie di Facebook essenzialmente confermano quello che Stanley Milgram aveva trovato con 44 catene tutt'oggi e 5, qualche cosa invece di 6. Grazie. Sì. Delle mie elucubrazioni così mentali mi sono fatto un concetto sulla complessità. La complessità necessita di regole. Ad esempio, per esempio, la biosfera, dove c'è una continua interazione fra la biosfera e la geologia, per così dire, no? Così intendiamo tutto, la materia vivente e materia non vivente. Il caos, per i fatti suoi, secondo me, a parer mio, ha un tipo di regolarità dinamica o comunque opportunistica, perché certe evoluzioni caotiche, il fumo che esce dall'acqua che bolle, dalla sigaretta, assumono sempre forme, grosso modo, regolari. Sono forme caotiche però in quel caos si avvertono sempre le regolarità. Io chiedo a lei di continuare, se può continuare questo mio pensiero oppure è completamente sbagliato. Diciamo, non sono sicuro di averlo capito al 100%, però dico, ho capito quello che ha detto, non so se interpreto, ho sbagliato a dire, non so se interpreto correttamente quello che dice lei, ma è vero che, come dire, nei sistemi, per esempio, sistemi dinamici caotici, possiamo vedere dei pattern che poi ci sembrano naturali all'occhio. Perché? Perché alcuni comportamenti di autosomiglianza e autosimilarità lo vediamo molto spesso nella natura e quindi il nostro occhio è abituato o comunque ha immaginato
di osservare eventi a scale diverse. Siccome questi eventi a scale diverse negli altri attori strani, eccetera, sono fenomeni propri, cioè che sono concretamente presenti lì, allora questo aspetto di scaling che si osserva nei fenomeni critici, certe volte noi l'abbiamo interiorizzato da un punto di vista estetico in alcune realtà, e quindi lo riconosciamo. Direi che se non sono presenti altre richieste di intervento, che comunque penso il professore possa anche eventualmente possa anche dare delucidazioni magari sì. In altre sedi. Sì, no, se avete curiosità, appunto c'era l'email, mandate un'email a questi indirizzi, al mio indirizzo, questo qui, che è il mio nome, punto cognome, @unipa.it, e possiamo, come dire, cercherò di rispondervi. O se avete delle curiosità, se per esempio io non ho parlato della mia area propria di ricerca, che è l'econofisica, se un gruppo di voi ha una curiosità su questo, si può organizzare un incontro, eccetera, e allora sarò molto più dettagliato sulle cose mie, nostre, diciamo, che non sulla tematica complessiva della complessità. Ringraziamo nuovamente il professore Mantegna.